Dunque prendiamo questo, così prendilo là. Da qua? Sì, tira. Tira. Questo va bene? Ottimo. No, niente pali dritti, non mi servono. Anche cose così. Adesso prendi i due tuoi amici e li porti là. Sono uno scultore, mi chiamo Marco Martalar. Sono qui perché nel vostro paese realizzerò sopra la località Magrè un enorme drago con il legno. Io faccio sculture in legno. Quindi oggi tutti voi siete un po' artisti, anzi lo siete al 100%, perché ogni pezzo che prendete da qui dentro andrà attaccato per diventare un drago. Sarà un drago alto 5 metri, lungo quasi 8. Qui dentro c'è uno dei boschi che è stato colpito da Vaia. Penso ci saranno una cinquantina di alberi caduti con la tempesta Vaia. Noi ci spargiamo qui dentro e raccogliamo delle radici come queste qua. Non rami, le cose dritte non mi interessano, perché le cose dritte non danno movimento all'opera che stiamo facendo. Quindi sono tutti storti, piegati, rotti. Poi quando ne prendete uno o due e li portate, facciamo un grande mucchio qui. All'inizio scolpivo il legno da tronco e basta, cioè togliendo il legno della scultura, a togliere si dice. Poi nel 2018, quando è arrivata Vaia, la tempesta, girando per i boschi, vedendo tutte queste macerie a terra, mi è venuta l'idea di costruire, mettere invece di togliere. La struttura è completamente fatta in legno, e al legno di larice faccio prima uno scheletro e con tutti i volumi e poi niente, comincio ad attaccare i pezzi seguendo un po' l'anatomia dell'animale. Abbiamo pensato di fare un grande drago. Questi esseri mitologici che vengono da noi come monito per ricordarci alla fine che con la natura bisogna collaborare, non è che si può star lì a imporci. È un lavoro un po' come costruire questa, è una specie di neanche collaborazione. Intendersi, ecco, il drago è la potenza della natura che si esprime anche a volte con una forza brutta come è stata la tormenta Vaia, e noi dobbiamo capire il messaggio.